Scommetto che la persona alla quale vuoi più bene al mondo è la tua mamma. E scommetto anche che quando eri piccolo, forse adesso già un po' meno, le facevi sempre un sacco di disegni. Cercavi di farle un disegno che fosse il più somigliante possibile a lei. Se aveva, che so, una collana, delle scarpe, una borsa, gli occhiali, la gonna, i pantaloni, i capelli lunghi, i capelli corti, bionda, bruna. Insomma, cercavi di fare un ritratto, si dice così. Ma che cos'è un ritratto? Un ritratto è un disegno, un dipinto, o più in generale un'opera, perché può essere anche una scultura naturalmente, che descrive, possiamo dire che racconta come è fatta la persona in maniera molto fedele, cioè molto somigliante al vero. E devi sapere che anche l'artista francese Louise Bourgeois ha fatto tantissimi ritratti e li ha fatti proprio alla sua mamma, perché esattamente come te era una delle persone che amava di più al mondo, ma gliene ha fatti proprio centinaia. Non è che disegnava gli occhi, la bocca, le orecchie e i capelli. Lei faceva proprio tutta un'altra cosa, e sai perché? Perché Louise Bourgeois, che era follemente innamorata della sua mamma, che si chiamava Josephine, non voleva disegnare il suo viso, voleva rappresentare nei lavori che faceva, nelle opere che faceva, quello che la mamma le faceva provare, le emozioni, quello che le ricordava, i pensieri che le faceva venire in mente, i ricordi, le sensazioni più belle o anche quelle più brutte in alcuni casi. E quindi ha fatto dei ragni giganteschi, ma quando dico giganteschi intendo grandi anche quanto un palazzo, cioè ma te lo immagini un ragno grande un palazzo, che paura! Ma non è che ne ha fatto uno, ne ha fatti centinaia, decine, centinaia, migliaia di ragni, 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 ragni ovunque, una cosa per me che fanno paura, una cosa terrificante. Però vogliamo capire perché ha fatto questi ragni. Perché Josephine in realtà aveva molto in comune con i ragni. Ad esempio Josephine era una tessitrice e nel caso specifico lei era una restauratrice di arazzi. Arazzi sarebbero quei tappeti che si mettono in faccia al muro, forse non li hai mai visti in casa. E comunque lei passava delle ore della sua giornata a filare con grande pazienza, con grande cura, sempre curva su questi fili, su questi oggetti, proprio come fa il ragno con la sua tela, se ci pensi, che tesse la ragnatela per ore, ore e ore senza stancarsi mai. Un'altra caratteristica che aveva Josephine, che la Bourgeois ha voluto mettere in questo suo racconto, in questo suo ritratto, è la pazienza. Il ragno è molto paziente. Non so se ti è mai capitato di rompere una ragnatela, forse qualche volta per gioco, però non è una cosa carina da fare. E in realtà anche a Josephine erano successe cose simili. Lei aveva avuto una vita un po' difficile, non era una donna molto felice, però non si avviliva mai. Faceva sempre tutto quello che doveva, sempre con grande pazienza, sempre con grande forza, e per questo la Bourgeois ricordava proprio un ragno. Ma osservali bene questi ragni, sono anche abbastanza somiglianti alla realtà perché hanno delle zampe sottilissime e delle teste pesantucce. Tu dici, mamma mia, ma si possono rompere da un momento all'altro, sembra quasi che si possano volatilizzare, no? Si possono quasi polverizzare. E però invece sono molto forti, molto tenaci e anche quando li schiacci si rialzano. E Josephine era proprio così, era una donna molto fragile, molto sottile, molto mingherlina, forse anche un po' malaticcia, ma con una grande forza, con una grande tenacia che non si abbatteva mai e faceva un gran lavoro con tutte le sue forze. E poi se dovesse mai capitarti di andare a vedere una di queste grandi sculture e ti metti sotto la pancia di questi ragni, sai che ci si può passare sotto, e vedrai che nella pancia le ha nascoste le uova, e nelle uova cosa ci sono? I figlietti ragni piccolini, e sono lì nascoste, non si vedono e non li vede nessuno perché sono al caldo, protetti in maniera tale che nessuno possa fargli del male, che se ci pensi è proprio quello che fa ogni giorno la tua mamma con te.